Ciao. Allora, qui, signor Capitano America, voglio capire, lei ha una soluzione, Capitano America? Chi è Capitano America? Capitano America, un signore. La voglia sono una soluzione, sempre una soluzione. Una soluzione per la crisi? Molto semplice, guarda, facilissimo. Sì. Me l'avete preparato il biglietto per la striscia di Gaza? Sì, e che fai con la striscia Vado di Gaza? Vado io. Qual è il problema? È il problema vostro, no, è un problema mio. Che va a fare? Vado per i terroristi, io asfalto tutti i terroristi, non c'è problema. E quelli mi interessano, il resto ma lei non lo asfalta nessuno, Capitano, certo, lei sta al nuovo salario e qual è il problema? Ma lei è un signore, un signore che ha dei problemi al nuovo salario e che va in giro con una maglietta di Capitano America, con tutto appunto, rispetto andiamo sulla striscia di Gaza, visto che al nuovo salario mi conosco. Lei non la fa arrivare, che lavoro fa lei? Io che lavoro faccio? Io facevo il tecnico elettronico una volta, adesso non lo faccio più. Licenziato? No, è chiuso il laboratorio. Ma come tira a campare lei? Tiro a campare con dopo, diciamo, questa c'è stata la pandemia, poi il reddito di cittadinanza e ho tirato a campare così. Dunque si è inventato di essere Capitano America, diciamo. Si è inventato questo personaggio di essere Capitano America. No, è uno svalvolato, va aiutato. Mi rispecchia tante cose. Quanti soldi gli ha dato il signor di prima, il sindaco di Terni? L'ha omaggiata, ha sentito la sua storia e l'ha omaggiata. Quanti ha soldi sentito la mia storia, pensa, solo per la mia storia mi ha dato 500 euro. Beh, ma che un applauso, solo per la storia. Un applauso a Bandecchi. Però voi mi potreste dare il biglietto per andare sulla striscia di Gaza? Le cercheremo grazie, un lavoro, grazie, che le devo dire? Grazie. Allora, ragazzi.